Ciao a tutti, sono sempre io, Tony Montana 4497, benvenuti in questo video flash su come, insomma, vi faccio vedere come io vado a fare la valutazione di una cartuccia calibro 12. In questo caso ho trovato questa cartuccia che soddisfa appieno le mie esigenze, diciamo così, da direttore di tiravolo dilettante, ma non di più, proprio allo sbaraglio. Che devo dire che è veramente straordinaria questa cartuccia, è una cartuccia commerciale. Quindi se io un giorno volessi andare a replicare, visto che io comunque ricarico, volessi andare a replicare, mi serve avere i dati di caricamento, il dato dell'innesco, del boffolo, della borra, dei pallini, del numero dei pallini e del peso, anche se il numero e il peso sono già scritti. 24 grammi e piombo 7,5. Questo analisi non la faremo affidandoci comunque del produttore che ha messo queste specifiche sul bossolo. Per andare a analizzare una cartuccia è molto semplice, basta scomporla, quindi andarla a aprire. Aprire una cartuccia, se fatto con i giusti crismi, non è pericoloso, quindi state pure tranquilli. Mi doto di un serbatoio. Per non perdere neanche un pallino, prima cercherò di fare un'incisione molto leggera sull'orlatura. Perché non, proprio non fuoriescono i pallini, quindi non vado a rovinarmi la pesata. Anche se io adesso la pesata non andrò a fare, perché ho una bilancia da lì che non mi permette di pesare più di 100 grain, visto che 24 grammi, siamo già sui 300. Ecco, ok, l'apertura è stata fatta. Adesso cercheremo di fare aprire la cartuccia. Ecco, piano piano, piano piano, mi raccomando, perché eccolo, eccolo, ecco piano. Perfetto. E la stellatura viene via. Quello che mi interessa è la polvere, che ormai ho capito qual è, però il peso soprattutto. Quindi andiamo magari con un cacciavite a sfilare, magari con un attrezzo del genere, a sfilare, no, troppo grande. Ecco, magari con un puntiluino così a sfilare la bora dall'interno. Poi andiamo a prenderla un po' con le unghie, così. O ci possiamo aiutare anche con una pinza, volendo. Infatti mi aiuterò con una pinza. Altrimenti, se non riusciremo anche in questo caso a sfilarla, andremo a continuare il taglio. Senza ovviamente rovinare la borra. Ecco, così. Basta. Per poter sfilare. Quando siamo a questo punto, andiamo due colpite affinché tutta la polvere sotto la coppetta vada giù. Ne sono rimasti 3 o 4 dischetti che andrò a tirare giù perché è una polvere a dischetto e adesso andremo a pesarla. Pulisco bene il piattino che non deve avere residui di altre polveri. Adesso andrò a far cadere tutta per avere una pesata il più precisa possibile. Allora, con il punto del ruolino ci aiutiamo. Ce ne è già scaduto giù qualche dischetto. Purtroppo a volte queste polveri sono veramente qualcosa di allucinante da togliere.
sono rimasti due puntini in fondo e non vado più a togliere. Andrò a pesare. Allora. Troppo. Ok. Abbiamo trovato sono riuscito a capire qual è la dose di polvere, la polvere in questione. A questo punto andrò a vedere di che innesco stiamo parlando. In questo momento farò così con la freccia, spero che si veda. A togliere anche solo un pochettino l'innesco. Di troppo, devo andarlo a ripescare. Cavoli. Approfitto per pulire un po' la pressa, va. Ah, eccoti qua. Eccoti qua. No, non sei neanche tu, no. Comunque, avevo già intravisto che l'innesco era. Da fare, oh, non lo trovo più. Comunque, ho già visto. Era un CX2000. Pazienza. Adesso andrò a posare questo qua da qualche parte. Qua sotto. Mi sia magari ancora qui in mezzo. Ah, infatti, era qua. Mi pareva. Eccolo qua. C'è ancora il pelino della polvere che aveva. Quindi è proprio lui. Dovete vedere se si conoscono bene i componenti. Questo qua è un CX2000. Adesso andiamo a ricomporre la cartuccia. Io ho raccolto dei bossoli. Con un bossolo utilizzato sempre di questa cartuccia. Perché noi non sprechiamo niente. Non è che io apro una cartuccia e poi tutto quello che c'è te lo butto. No, analizzo, prendo i dati. E poi rifaccio, ragazzi, non si una cartuccia è sempre una cartuccia, ricordatevelo. Se io analizzo 10 cartucce, non ne butto via 10. Ok, quindi ovviamente con la pressa andremo poi a fare le varie operazioni che sono. Allora, ricalibratura, preso l'anello. Ricalibratura e innesco, che mettiamo quello che c'era in questo vecchio. L'innesco, ok. Adesso andremo a riprendere la borra che ho capito qual è perché ne ho anch'io di queste qua. Adesso questa qua è compressa, però da qualche parte ce l'ho anch'io. Quando ci servono certe cose, non le trovi mai. Eccole qua, adesso che qua l'avevo tagliata, comunque è lei. Andremo a quindi a rimettere la polvere con un imbutino. Ovviamente non dovete averne perso un po' per strada, quindi andremo a riprendere la dose, rimetterla. L'innesco sempre quello, non l'ho cambiato. Poi andremo a rimettere la borra con questo attrezzo e poi andremo a rimettere i pallini sempre con l'imbuto.
voilà. Andremo a seguire di nuovo le plic per la chiusura. Scusate, cerco sempre di far tutto in favore di camera. Devo sempre farlo due volte, una volta per lato, per essere più preciso. Vado a fare una chiusura del genere, diciamo così, a pressione. E poi andremo a urlare. Che lo vediate. Adesso io vado a togliere, spostare la plancia, vado a chiudere questo e vado a togliere l'altra punta che sta facendo un altro lavoro. Vado a mettere l'urlatore. Allora, devo sempre fissare bene col mandrino. Il mandrino vado a chiudere, poi vado a prendere un po' di lubrificante, andrò a lubrificare il bordo della cartuccia e poi andremo a urlare. Adesso vado un attimo a pulirla perché il grasso è sporco, la bobina è sporca, vabbè. Comunque sono andato a recuperarmi la mia cartuccia. E in più l'ho analizzato l'altra. Niente male, eh? Anche la chiusura devo dire che mi viene abbastanza bene. Va bene ragazzi, credo di avervi detto tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!